Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte, ciao a tutti. Nuovo video, vlog, barca e griccio. Come state? Spero bene. Allora, oggi non sono truccata per niente perché si schietta il caldo. E quindi ho deciso di non truccarmi, ma va bene lo stesso. Allora, niente ragazze e ragazzi. Sono stata, non so per quanto, no, forse solo oggi che non ho fatto video fino adesso. E sì, perché voglio parlare un po' con voi. Continuerò sempre nei video di Ricci, anche per oggi volevo fare anche tra l'altro un video svolta la spesa, ma non ho avuto voglia. Mia nonna voleva farlo, ma io no, e quindi ho detto perché devo fare questi video svolta la spesa se poi alla fine non le voglio fare sempre per forza. E quindi ho detto oggi stoppo il video svolta, oggi li stopperò e li registrerò un altro momento. Perché? Perché innanzitutto non mi va di farli forzatamente, e seconda cosa, non ero dell'umore, perché volevo stare un po' per i fattacci mio, però volevo stare al di fuori dei social, però stare più nella realtà e solo nei social. E così ho fatto oggi, mi sono dato una pausa da YouTube, una piccolissima pausa di qualche oretta, non di più. Quindi ho detto comincio adesso e poi ne faccio un altro di video se mi va, perché io forzatamente ho deciso da qui in avanti che non ne farò più. Quando mi sento che sono ovviamente più allegra, più energica, più tutto, più strong, li faccio, altrimenti non li faccio per niente. Comunque niente ragazze e ragazzi, come state? Spero bene. Se questo video appunto vi può piacere o vi può fare compagnia, mettete un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella se vi iscrivete al mio canale YouTube. Niente ragazze e ragazzi miei, io dunque ho fatto il mio letto poco fa, perché non l'avete visto, ma il mio letto è fatto, perché non mi piaceva il letto tutto sfatto, tutto sconcio, tutto qua, e l'ho preso e l'ho fatto, niente di che, un letto così, e niente, che dire. Sono vestita da casa, non so se si nota, ma è comunque vestita tutta da casa, a partire dalle mie ciabattine, vedete? E niente, e quindi questa è la mia mise casalinga. Quindi niente ragazze e ragazzi miei, innanzitutto adesso mi do un bel puro di cacao, perché ho le labbra secchissime, anche se poi andrò a fare una bella bevuta d'acqua, un bel bicchiere d'acqua. E almeno le labbra le voglio belle idratate, perché tanto sto facendo la cura di avere sempre le labbra belle idratate con questo puro cacao tra labbro Sun, che mi sta piacendo un botto, non so perché, ma adoro. Da quando andavo dal dentista per fare dei lavoracci bruttissimi in bocca a me, questo veramente, e dico questo puro cacao mi ha salvato la vita. Io non so perché mi vedo attrattivo. Sì, mi sto registrando a tratti, non capisco perché. Sarà perché ho scaricato un'app che mi fa vedere a tratti. Sarebbe Telegram, vabbè, non importa. Aspetta un secondo, che metto in modalità aereo. E comunque, come vi dicevo, ho messo il telefono in modalità aereo perché sennò non c'è verso di registrare. Mi vedo totalmente fatta strana, comunque non importa, nel senso che vabbè, non voglio troppo andare oltre tema, tanto voi lo sapete che io ogni volta che parlo con voi divago, è la mia peggiore cosa, divagare, ma non importa. Comunque questo, quando andavo da dentista, mi ha salvato le labbra dal come si può dire, insomma, dalle buche, cioè, dalle ferite del dentista, dai bisturi del dentista, questi proprio un tocca sana, non so perché, però mi hanno aiutato tantissimo, soprattutto quando io avevo il labbro spaccato qui, quando ebbi quel labbro spaccato, questa parte qui, qua,
Wow, top, quindi l'ho amato, ops, mi stavo precadendo, l'ho amato alla follia, quindi veramente top, top, topissimo ragazze. Ora metto a posto la mia casa davvero, non è di vetro, è di plastica, però è sempre bene evitare. E niente, vi dicevo che ho tanto che la cover al telefono perché sono ogni volta mi casca il telefono per terra e sono soldi da spendere per registrare il telefono, quindi no, una, due, ma tre volte no, e quindi questa l'ho tolta e quando la, come si dice, quando ritolgo il telefono dall'incastro del cavalletto, gli rimetto questa come protezione, che è meglio. Comunque niente, vi dicevo, ho scaricato un'app poco fa, Telegram, ma ogni volta che io registro mi va la registrazione a sgranature, pixelate, mi va a tratti, non capisco perché, quindi tutte le volte devo fare il modo di mettere in modalità aereo perché sennò mi fa effetto, esatto, sgranato. Scusate le mani della telecamera, ma come potete ben vedere mi vedo strano, mi vedo troppo bianca. Perché mi vedo così bianca? Non capisco. Oppure non sono così bianca, un po' lo sono, ma non molto. Aspettate che vi regolo un po'. No, così no. No, per forza mi devo tenere troppo più sfrapesciata. Pazienza, ragazze. Così mi prendete così, mi dovete sopportare. E niente, allora. Ah, ho la PS. Ho lavato i pennelli, che erano 2 o 3 giorni che non li lavavo. Da qui in avanti mi devo fare prendere l'abitudine di lavarli almeno la sera, quando vado a letto. Lavarli e reigienizzarli, cioè scusate, lavarli, farli asciugare sulla tavola della cucina o sulla tavanzata della finestra e poi rientrarli dentro il suo posticino, la mia postazione trucco, barra scrivania, barra computer, insomma quello che vi pare a voi, però io la chiamo postazione trucco anche se c'è il computer di mezzo, ma non fa niente, non importa. E nulla, allora, come sempre, volevo dire un'altra cosa, non so se si vede qua, ma c'è la faccina di Clio, vedete? C'è la faccia. Non ho buttato, come vi dicevo, questo qua, giochi preziosi, Clio Backup. Questa non ho buttato, vedete? Che ne fai? Così, però ricorduccio, però ricordo che ho comprato l'uovetto di Clio che buono era, ma che lei è molto brava a fare queste cose. Top, grande Clio, adoro, e quindi non vedo perché non avrei dovuto conservare la sua bella immagine. Io adoro Clio, non so se ve ne siete accorti, ma sono una fan sfegatata di Clio Makeup. Voi direte perché mai? Perché anche io, come voi, mi piace Clio. Una brava donna, si è fatto un impero, ma bello grande. La adoro ed è brava, non aggiungo altro perché non ho parole per descrivervi di quanto è brava Clio, quindi top. Poi, cosa vi stavo dicendo? Ah sì, quando esco fuori tante volte per farmi la passeggiata o utilizzo questo. Aspettate, questa borsa qua che ho fatto 3.000 volte, l'ho fatta vedere. Questa borsa qua, questa, che sarebbe una che ha detto, allora, era Anna Toscana, se mi pare di sì, Anna Toscana avrebbe detto che questa qua è di Gucci. In effetti sembra un po' Gucci, ma non ho idea se è Gucci, boh, vedete voi, adesso ve la allontano e vedete meglio, ok? Sì, sembra proprio quella di Gucci. Se la metto così, contro luce, penso che sia proprio lei, esatto. Poi, sempre il solito, è inutile che ve lo faccio per rivedere, stra rivedere. A me mi fa impazzire dalla gioia quando lo metto, quando lo indosso per uscire di casa, soprattutto quando non voglio portarmi poche cose ma molte cose appresso, il mio amato zainetto della Charro, ed è bellissimo, troppo bello, bello capiente, bello tutto per sé, perché per me non lo so, vabbè, ho queste qua che casomai se non voglio appoggiarle da nessuna parte le metto dentro lo zainetto, diciamo come meglio che sia,
questo zainetto e sono a posto perché non voglio poggiare dall'altra parte. A seconda vado dalla mia estetista, anziché andare con la borsetta, vado con lo zainetto e ci metto questo perché ci devo infilare dentro gli occhiali. Quindi preferisco avere dentro, dentro quello che c'è per togliere gli occhiali, anziché poggiare la cavolo di cane alla rinfusa dall'estetista, li metto zacchete qua dentro. Nella Lujo e qua dentro c'era un filo nella sì, qua dentro nulla, vabbè. Tutto questo è perché mi sono fregnacce, è la verità. Fate un netto secondo. Allora, ragazzuole mie, dunque, siamo quasi arrivati a 10 minuti di video. Che dirvi? Come al solito profumo sto utilizzando, non per importanza, ma perché piace davvero a me. Intenzione di riacquistarlo perché è veramente top. Allora, vi dicevo, scusate l'interruzione, ma ogni volta è una cacciarra a parlare con mia mamma, gliel'ho spiegato mille volte. Questa parla a voce bassa è una cosa normalissima, non posso urlare come fare un tipo una. Non voglio fare nomi perché non mi pare il caso, però una youtuber che conosco molto famosa, ma non faccio nomi, vi ribadisco, per rispetto delle altre youtuber. Io non mi sento una youtuber, ma è come se lo fossi, però vabbè, dettagli. E lei dice, ma perché abbassi le voci? Abbasso le voci perché non voglio strillare, non voglio dare di matto su YouTube, quindi calma, calma e sangue freddo, come diceva Luca di Risio. Non voglio urlare, ma neanche tanto mi alzare troppo la voce. Essere calma, pacata e composta, perché ci manca solo una medaglia. Home Beauty, parla, va. Avete capito? Come una pazza. No, non esiste. Io parlo come magno, ma a parlare con una dialettica calma, anche se non è tanto comprensibile, ma vabbè. Ma almeno non strilla, perché a me non piace strillare. Se strillo sembro pazza. Se non strillo non si sente o si sente poco. Boh, vabbè. Vado alle ciance. Vi dicevo, sto profumo qui è bellissimo, top. Ha una fragranza buonissima, dolcissima e altro non so cosa meglio descriverlo, questo profumo come meglio descrivervelo. Sa di, il tappo innanzitutto sa di bucato, di robe appena stesi e asciugate, di panni appena stesi e asciugati e stirati soprattutto, quindi top, fenomenale, come appena detto all'inizio, prima che mi interrompesse mia nonna. Raga, non c'è cosa più bella di sì, di un, come dire, è uno che sa di, non so come spiegarvi, di panni stesi, appunto, ribadisco, asciugati e anche rimessi a posto, tra l'altro, ci devo ribadire. No, vabbè, raga, che cosa è questo profumo? Dove l'avete tirato fuori? Se non vuole dire una fregnaccia, come faccio di solito io, ma mi sa di acqua di colonia, non vorrei dire un errore, ma madonnale, ma è la verità, mi piace davvero tantissimo. Ragazze, starei ore ad annunciarvelo. Buonissimo, top, e questo è diventato il mio profumo top di quest'estate, del 2023. Prima non lo calcolavo di striscio. Adesso lo sto calcolando alla grande, non so perché. Prima usavo sempre, che ne so, tipo questo, aspettate un secondo. Questo qua che è dei fiori d'Oriente, scusate, dei tesori aiutato d'Oriente, ce la posso fare. Ibisco e carcate, questo qua dei tesori d'Oriente. Bello e buono soprattutto. Un packaging stupendo. Poi ogni tanto andavo con questo. Questo qua che è Viva Donna, se non ho capito male, che hanno detto le Martinez, Carmen ed Angela. Ditemi voi perché. Io non mi ricordo se avete detto così o meno, però è perché avete detto che questo è Viva Donna, col corpo da donna. Ditemi voi, non lo voglio far cadere, quindi guardatelo bene. Io ve lo metto così, forse riuscite a vederlo meglio. Comunque è bello, mi piace. Non è bello, no. Ah, che bello, wow, da impazzire. Però fa la sua bella figuretta.
Non un profumo chissà che, perché devo dire la verità, è bello, ma non da impazzire. Diciamo che me lo sto facendo piacere, perché non tutti i profumi che cucini che io amo riesco a portarli volentieri. Anche questo mi è terminato, anzi, se mi vedete agli sgoccioli, non so se si percepisce da qui, ma siamo agli sgoccioli, anzi, non ce n'è quasi più. Ma io non lo ricompro perché non so come reperirlo, non so neanche se posso andare ad Olbia o a Lushanti, Olbia o non so dove, perché chissà dove cavolo vengono, magari su qualche, non so, su qualche, ho detto già un'altra fregnaccia, perché non voglio nominare cose, persone o siti o eccetera, perché tanto non mi va, non mi interessa, preferisco comprare negli store fisici che non online, perché online ho avuto brutta esperienza, quindi lasciamo perdere, sentiamo un velo pietoso che è meglio. Comunque questo profumo è veramente top, anche questo promozione fantastica, ah, non potete capire. Oppure quest'altro della, questo qua della Perlier Freesia, molto buono. Ve lo avvicino, anche questo fenomenale, bellissimo. Anche questo sa di, come si può dire, di fioritura, di fiori fiori appena fioriti, appena sbocciati, quindi questo è top. Altro profumo, scusate, mi stava cadendo un sacco di roba qui. Altro profumo che utilizzo non per importanza, ma è quando voglio profumarmi per bene, è del Bon Bon Malizia al talco, molto buono. Siamo già a 16 minuti. Arriva l'ultimo, poi mi sfrigo. Questo qua. Allora, tutte e due. Tesoro d'Oriente, tè verde e verbena e sforzo d'arancia della Yves Rocher, tutte e due. Sono una manna al cielo. Questo prima non me lo calcolavo di striscio, mentre questo lo uso solo per dormire o nelle lenzuola, nel cuscino, così, ma il resto ciao ne proprio no. Perché già è un po' troppo vicino, ma per rilassarmi va benissimo. Mentre questo qua lo utilizzo quando voglio uscire, dare una bella spruzzata, farmi la doccia con questo profumo e va benissimo. Tanto non lo sento più di tanto perché una spruzzata va bene per tutto il giorno e più. È vero che dipende dal proprio pH di pelle, però se ci pensate bene, le fate una spruzzata e vi muovete un po' tipo a cobra, o come si dice, a cobra. Che dicendo? Vabbè, se mi mette un po', o se lo volete riapplicare, che ne so, fate tutto. Vabbè, adesso l'ho aperto e fa un odore, ah, ragazzi, non potete capire, buonissimo. Vedete, prima non mi piaceva, adesso ho fatto la gran mercantona, che vuol dire, non mercantona, come si può dire, la strana, non so come posso meglio descrivermi, quando una cosa mi piace, o prima la disprezzo e poi mi piace, che disprezzo compro, appunto. Prima facevo tutto dalla gne, e poi gne, perché alla fine mi sta piacendo un botto, non capisco perché non l'ho apprezzato prima. Anche se prima appunto mi piaceva questo qua, va bene. E niente, ragazze, per adesso è tutto. Io vi ringrazio dell'ascolto. Mettete un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella, appunto, se questo video vi è piaciuto. Ciao, a posto. E fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti del mese di oggi. Allora, questo non è un video per chicchericcio, ma lo chiamerò, vabbè, lo vedete dal titolo, i preferiti top del mese di luglio o di giugno, anche, vediamo come posso mettere top flop, vediamo qualcosa del genere, come lo chiamerò, tanto lo vedrete dal titolo. Ciao, aspettate un attimo, ah no, vabbè, la foto non la metto, la metterò dopo se ci riesco. Ciao.